Anche su questo per me non è stato male il primo tempo, anche se eravamo un po' troppo passivi, però almeno eravamo corti e siamo riusciti a contrastare e qualche volta anche ripartire. Secondo tempo penso che non ci si credeva. Io ripeto il concetto, se abbiamo la prima palla del secondo tempo a centrocampo e la palla finisce al portiere, c'è qualcosa che non va. Mister, buonasera, ben rivisto. Paolo De Carolis, forzapescara.com. Volevo chiederle appunto di questo, ha già detto del primo tempo. Ho visto però che ha chiamato spesso i suoi perché giocassero più in verticale. Nel primo tempo l'hanno fatto, poi sì, è vero che forse era difficile farlo con la Samp, però nel secondo tempo la mano zemaniana si è vista poco. E poi chiudo rispetto alla prima partita. Quanto ha lavorato e quanto ha inciso il suo lavoro su questo gruppo. Grazie e buon lavoro. Tempo, secondo tempo. Noi secondo tempo abbiamo pagato i svarioni, che poi di nuovo ci vorrebbe più attenzione, più concentrazione su quei due gol. Poi penso che Sampdoria non ha fatto altre cose. E per ripartire, noi il primo tempo ancora abbiamo giocato quello che era dichiarato. Nel senso abbiamo sfruttato le posizioni della difesa sampdoriana per trovare gli spazi per ripartire. Secondo tempo non l'abbiamo fatto più, abbiamo cercato di partire e chiudere sullo stesso lato e così non ci si riesce. Sul lavoro io vorrei la squadra aggressiva e quindi abbiamo anche lavorato. Che qualcuno in settimana ha avuto qualche problema, nel senso gamba pesante, però per me se non ci si lavora non ci si esce mai.